cameriera che c'è per un di vestiti. Ne sa che di nascosto batte. No, no. Eh? No di nascosto. Eh? Cammina, cammina, cerca di essere disinvolto. E com'è che è venuta st'idea da vestirsi da donna? E perché? È facile, ho ragionato. Io faccio il rappresentante di prodotti di bellezza. Tu tratti parrucca e quando fa 2 più 2? E che ne so io, che mi sta a fare esame di aritmetica? Cretino, 2 più 2 fai statista specializzata per il lancio promozionale di cosmetici e trattamenti di bellezza. E che vuol dire? Così dobbiamo dire. Ma che è una cosa porno? Ma che cosa porno, strunza che sì. No, vado io. Buongiorno e congratulazioni. Buongiorno e congratulazioni. Lei è stata sorteggiata dalla ditta Karim che le offre gratuitamente. Un momento, prego. Sta zoccola ci ha sbattuto la porta in faccia. Lasciami. Stai che fermo, la faccia, ma... lascia. Sei una signora. Chi? Tu. Ah. Scusa. Scusi te, prego. Sono loro, ti dico, e stavolta travestiti da donna. Sono già le 6:15, io scappo. Te la devi sbrigare tu con quei due, tanto fra donne vi intendete meglio. Mm. Allora li devo fare entrare. Perché no? E lasciali fare come ho fatto io. Ma sì, bravo, così ci sfasciano la casa. Ma che se ne importa, tanto domani siamo ricchi, ci trasferiamo all'Hotel President. Tutta vita, cara mia, meglio lasciarli fare. Un momento, carino, andiamoci piano. Con due pazzi scatenati come quelli può succedere qualunque cosa. E tu lascia che succeda. Buongiorno e congratulazioni. No, accomodatevi, non rimanete lì sulla porta, belle figliole. Grazie. Agenda, ma chi ci riconosce? Buongiorno e congratulazioni. Chita è morto, mannaggia. Buongiorno, cari. Lei è stata sorteggiata dalla ditta Karim per un trattamento estetico a domicilio. Completo. Ah, interessante, molto interessante. Il trattamento comprende trucco, depilazione, vaporizzazione, pulizia della pelle, maquillage e massaggio. No, il massaggio no. Massaggio sì. Massaggio no. Il massaggio sì. E va bene, se proprio fa parte del trattamento. Aspettatemi qui, quando sono pronta vi chiamo. Un momentino. Hai visto? Tutto a posto. Adesso tu cerchi la schedina e io me la massaggio. Il massaggio l'ho detto prima io. Sì, però la schedina l'hai perduta tu. Quindi hai capito? Tu cerchi la schedina e io me la massaggio. Il massaggio lo faccio io. Il massaggio non lo sai fare. Io lo so fare il massaggio. Venite, sono pronta. Eccoci, eccoci. Asciano, la valigia, piglia la valigia. Andiamo. Gaeta, ma quella non è la... È lei. Sì, è quella. Gaeta, è tutta colpa tua. Mi ha fatto toccare manco un pezzetto di culo. Tutta giù le vado a piantare. Gaeta, io ti ammazzo. Ma dici, ma io la mamma viene 5 minuti, ti ammazzo. Lasciami, Gaeta. Lasciami, Gaeta. Per me è tutta la parrucca, Gaetano. Gaetano, io ti ammazzo. Lasciami, Gaetano. Sorpresa. Ma che sorpresa. Tu non lo sai, ma ti stavo aspettando. Ma lo sai che tiene a bocca che è un culo? Dici? Sì, dico. Sei proprio un guaio, hai capito? Tutto questo è successo per colpa tua. Ma come dico io, tu vieni qua e ti metti a fare il massaggio a culo, io non lo so. Io ho fatto il massaggio l'ho fatto tu. Sì, ma perché l'ho fatto il massaggio io? Perché naturalmente io tenevo la crema e ti dovevo dare il tempo di cercare nel comò, hai capito o no? Ma qua noi perché siamo un... per la schedina o per il massaggio? Per il massaggio. Ma lo vedi che sei uno stronzo, sei uno stronzo. Siamo venuti per la schedina! Ah, sì, sarebbe bello. Mi piacerebbe tanto. Peccato che adesso ho da fare con quelle due estetiste di là. Di là? Sì, di là. Te ne libero io. Sì. Già fatto. Ah, che caro. E mo ricominciamo a cercare. Ma sta schedina m'ha fatto... sta schedina, sono 250 milioni. Signorine, per favore... Oddio mio. Per favore, aria. Aria di chi? Quale dovrò aria? Stare solo con la signora. Con me? Quale signora? Diciamo, se per cortesia mi lasciate solo con la signora, che devo parlare di cose importanti. Ma noi siamo venuti per fare il massaggio. Anch'io per il massaggio, alla chiacchiera. Lo so. Che sta gnacchera? Come facciamo andare? Non siamo venuti. Basta! Fuori, sulle mani di qui. Siamo in noce per lavorare. Due morti, un rinoceronte piccolo. Arturo? Sì. Prepara i drink. Ti raggiungo tra un momento. Sì, cara, preparo subito. L'avete visto freme? Lo so, ma noi siamo venute per il trattamento estetico a domicilio, caro signore. Il nostro è il lavoro. Ditemi, quant'è? Noi, gratuito, è un trattamento gratuito.
ditemi quanto è per andare via alla svelta. Ah, beh, un cadeau, insomma, è 50.000. No, un cadeau sono 100.000. A testa. Di cazzo. Alla nella. Ha capito, ecco. Ha capito. Queste sono 100.000, per tutte e due. Grazie. Va bene? Adesso, per favore, andatevene alla svelta, fuori. Quanto fuori, è bello, per favore, questo fuori. Portafoglio, per me, fuori. L'hai visto? Eh beh, certo che è bello, è coccodrillo, è un uomo come me, fuori. Sì. Fuori, per favore, se no vi spappolo i femori a tutte e due, fuori. Hai visto che ha tirato fuori? E come no? L'ha già visto subito il portafoglio. L'ha riconosciuto pure tu? Come no? Il portafoglio nostro? No, il portafoglio è mio. Ah. Ma come ce l'aveva a mano lui? Perché stanotte, quando faceva il finto morto, c'era pure lui. Beh? E beh, lui l'ha trovata e se l'è fregata, no? Ma davvero? È chiaro. Sì, me ne accorgevo, sai che io facevo far morto vero. Lasciami che età! Lasciami che età! Lasciami che età! Ma chi ti sta toccando? Non ti sto toccando. Ah, non mi tocchi? No, allora io sono. Ma che devi suonare? Cammina, cretina, cammina. Noi dobbiamo fare un piano strategico per vedere di levaglio, hai capito?